Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza nei confronti delle donne e in provincia di Alessandria si svolgono molte iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto direi i giovani su questo tema. Mai come quest'anno si è fatto un lavoro d'equipe Zonta insieme a UN Women, che è il Fondo delle Nazioni Unite per le Donne, insieme alla provincia di Alessandria. Abbiamo iniziato, a dire il vero, non questa settimana, ma già l'8 novembre, parlando di mutilazioni genitali femminili. E abbiamo riscontrato un interesse incredibile da parte della popolazione. Così come interesse abbiamo registrato ieri presso un liceo cittadino, un liceo scientifico, dove abbiamo parlato di matrimoni forzati. Speriamo di replicare questa bella esperienza venerdì mattina presso l'Istituto Volta, dove ci sono 10 scuole che da parecchio tempo lavorano su questo tema. E la cosa veramente più bella, che veramente a noi fa piacere, è questa sensibilizzazione da parte dei ragazzi, da parte dei maschi. Il capire che siamo parte di un mondo in cui uomini e donne non sono contrapposti ma sono una cosa sola è veramente molto bello, verificato soprattutto in giovani che sanno trasmettere dei messaggi positivi. Lo Zonta Club, che io rappresento come governor eletta, da tempo sostiene un service internazionale che riguarda la violenza. In modo particolare in questo biennio abbiamo scelto di sostenere una forma di violenza lontana, che è la violenza con l'utilizzo di acidi che sfigurano. È una forma barbara per punire una donna che non porta una dote sufficiente in casa, una donna che non sottostà a quelli che sono i desideri di un marito, magari un marito che ha 20, 30, 40 anni più di lei, soprattutto quando è stato un matrimonio combinato, un matrimonio forzato. E di solito sono situazioni che avvengono all'interno di una famiglia, quindi assicurare un marito, assicurare un padre, assicurare una suocera o altri familiari. Difficilmente capita che ad esempio siano esterni. Gli esterni a volte sono coloro che non vogliono che le donne di una tribù, le donne di una comunità progrediscano ad esempio negli studi. Questo argomento noi lo sosteniamo per questo biennio, naturalmente, anche se è presente in altri paesi, in Uganda, in Cambogia e in Nepal. Sono paesi in cui è molto presente questa forma di violenza, però lo è anche in Pakistan, lo è anche in Afghanistan, lo è anche in India, insomma. Vorremmo in qualche modo sentirci più vicini a queste donne. L'azione che noi svolgiamo, raccogliendo fondi qua, è quella di sostenere in quei paesi delle azioni di advocacy per informare, perché per noi istruire, informare, comunicare è il metodo migliore per annullare queste forme terribili di schiavitù e di violenza nei confronti delle donne.